Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda presentano la cultura del vino. Anche oggi il vino è protagonista su Dimensione Suonosoft. Con noi Daniela Scrobogna, responsabile della didattica della Fondazione Italiana Sommelier. Ho sentito parlare di abbinamenti impossibili. Cosa vuol dire? Impossibile vuol dire semplicemente che esistono dei cibi che a contatto con il vino alterano quest'ultimo, eludendo la possibilità di gustarne e quindi di apprezzarne le caratteristiche. È chiaro che tutto questo va contro la logica dell'abbinamento, intesa come esaltazione di un risultato totale, la perfetta fusione, il piacere edonistico. Quindi ci sono dei cibi che dovrebbero essere guardati con sospetto, tipo l'abbondante presenza di aceto, limone, i sottaceti, quindi una predominante dell'acidità, piuttosto che carciofi crudi, spinaci crudi, bottarga, cacao amaro, perché questi andrebbero a ricadere sull'apprezzamento del vino. Poi possiamo anche annoverare tra tutto questo gelato, perché vengono serviti a temperatura troppo bassa, che anestetizza la lingua e il palato, e infine tutte quelle preparazioni dove sono stati aggiunti liquori e distillati o presenza di uva, fichi, freschi, agrumi, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo ricordare che il vino va esaltato e il cibo chiaramente si dovrà mettere un po' al servizio del vino. Grazie a Daniela Scrobogna. Lunedì tornerà un nuovo appuntamento con La cultura del vino.